Ciao a tutti, vediamo in questo video una micidiale tecnica di manipolazione mentale. Prima di affrontare questo tema, però, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramaschi. Ti ricordo gli appuntamenti di Milano, domenica 1 marzo, 9:30-19, autostima e seduzione in amore e al lavoro. Poi l'appuntamento di Torino, venerdì 6 marzo, ore 20:45, elimini i blocchi emotivi per avere la felicità che meriti. Il riferimento è 333-1511-703. E ti ricordo che puoi abbonarti al canale Massimo Tarmasco per intraprendere il tuo percorso di crescita personale con me e abbonarti al canale Felicità Benessere con una quota formale, diciamo così, molto simbolica per diventare moderatore del canale e avere visibilità durante le live. Per abbonarsi ai canali è facile, basta andare sulla home page del canale, a fianco al tastino iscriviti, trovi il tastino abbonati, clicchi e scegli il tuo livello di abbonamento. Bene, voglio venire a questa tecnica di manipolazione mentale, che è una tecnica basata sulla PNL, prevalentemente diciamo su quella parte di PNL che riguarda l'interruzione di schema, che poi è anche una tecnica che viene utilizzata da venditori, è anche una tecnica che viene usata da ipnotisti da strada, tra virgolette. E si basa sulla tecnica dell'interruzione di schema o la tecnica della confusione, che poi è, diciamo, quello che Milton Erickson, famoso ipnotista del secolo scorso, aveva chiamato la saturazione dell'emisfero dominante, accesso all'emisfero non dominante, diciamo così, alla mente inconscia. Depotenzia, quindi satura il lato conscio e quindi nello stesso momento in cui si satura la mente cosciente si ha accesso alla mente inconscia. Ora, come si effettua questo? Generando della confusione, intanto interagendo con la persona che si aspetta, diciamo così, guardi cosa fa la persona, ascolti un attimino le cose che dice, tanto per capire come utilizzare, diciamo, questa strategia e crei delle aspettative, cioè la persona magari si aspetta qualcosa, si aspetta che se tu fai il venditore la persona si comporti in questo modo, se tu sei il corteggiatore, la donna o l'uomo si aspetta che tu faccia una certa mossa, insomma si crea delle aspettative e tu invece fai qualcosa di completamente diverso, qualcosa che lo spiazza. Nel momento in cui tu fai qualcosa che lo spiazza, la mente logica inizia a entrare in crisi, perché la mente logica quando non trova un appiglio logico-razionale va in stato di crisi, inizia a ricercare e sostanzialmente entra in crisi, entra in una sorta di panico, no? E quindi è molto più predisposta ad accettare una guida, quello che in PNL si chiama guida, cioè delle indicazioni. E quello che succede, ad esempio, nelle situazioni anche di panico generale, nel panico di un incendio, una voce grida: presto, buttiamoci dalla finestra! E molte persone si butteranno dalla finestra, seguiranno, diciamo, una situazione che è estremamente deleteria, diciamo, perché viene emessa in uno stato simil-tensionale, no? In cui non riescono più a ragionare, 2 più 2 non fa più 4, non sono più in una dimensione reale, ma entrano in una dimensione metafisica, una dimensione trascendentale, nella quale in questa dimensione tutto è possibile. Un po' come, diciamo, uno stato onirosimile, no? Nei sogni tutto può diventare possibile e quindi noi possiamo essere sconvolti. Quindi viene data la guida. La guida che cos'è? Una volta che diciamo che viene interrotto lo schema, viene data la guida che è l'indicazione, la suggestione, no? La suggestione è, diciamo, dovresti fare questo, dovresti fare quell'altro, e la persona è molto più predisposta a seguire. Bandler, ad esempio, diciamo, perturbava lo schema, ad esempio, quando una persona gli parlava, diceva qualcosa, fingeva che la persona avesse un qualcosa sulla spalla, iniziava a toccarlo sulla spalla per togliergli questa cosa, è evidente che mentre lo guardava negli occhi